benvenuti in questo nuovo video. Ho fatto lo scontino, guardate, ma sono come morto. Sono viva, cioè nel senso, sono vivina. Sugli altri social ci sono, tipo Instagram, TikTok, anche lì un pochino. Però adesso ho finito gli esami, quindi magari. Però ci tenevo a fare questo video perché ho scoperto una cosa ultimamente, un po' di tempo in realtà, chiamata Vinted. Vinted è un'applicazione fantastica, credo che la conosceranno tutti. E l'ho utilizzata tantissimo perché credo che voi possiate vederlo, sono in una camera nuova, ho traslocato, però anche se a prezzi stracciati comunque aiuta a svuotare l'armadio. Ho venduto anche un sacco di cosplay, infatti non avevo messo in conto che doveva spendere anche un sacco di soldi, perché tu dici, vabbè dai, ho venduto quello, uso i soldi, mi compro un'altra cosa. E è stato il caso di questo cosplay. Sono abbastanza convinta che molti di voi conosceranno. Genshin Impact è un videogioco che se andate in convention, cioè è tipo un po' come Hero Academia di 2 anni fa, è ovunque, è effettivamente un gioco molto bello, ma credo che la cosa che piaccia di più sia la grafica, la caratterizzazione dei personaggi, i personaggi in generale, e il mio main, nonché il mio personaggio preferito è lei, ovvero Utao. E ho preso questo cosplay appunto usato a 60 euro, se non erro, della WoW. WoW è, per quanto riguarda i cosplay, soprattutto di Genshin, il prezzo qua mi dice che è di 78 euro nuovo. Comunque arriva più velocemente da Vinted, però state attenti, però mi raccomando, perché ho visto delle cose assurde, nel senso gente che vendeva cosplay a 230 euro cosplay di Genshin, perché adesso va quello, quindi molti stanno vendendo i loro cosplay di Genshin. Se vendete un cosplay, fate un prezzo ragionevole, nel senso, se soprattutto l'avete usato, non vendetelo al prezzo in cui l'avete comprato. Veniteci incontro, siamo tutti poveri qui. Io ho preso la S. Allora, anzitutto la base del cappello, devo dire che ne ho viste di migliori, magari anche in single pelle eccetera. Questa è molto molto basica, è una misura gigante per una testa normale, ma no, ma neanche. E però in realtà il simbolo qui è fatto molto bene, non è in, cioè non è in plastica, è proprio stoffa. Questo è il cappello e trovo il dettaglio qui dei fiori fatto molto molto bene. E poi ho notato adesso che qui c'è una spilla da baglia che tiene il fiocco. Allora, prima di passare al pezzo grande, direi di finire le cose più piccole. Abbiamo i pantaloncini, questi qua, questi secondo me fanno caldissimo perché sono tipo un velluto, tipo il vellutino finto, e però va bene. La è molto carino questo, però, perché è tipo plasticoso, non è sottile. Bottoni veri in metallo e niente, quindi sono con l'elastico, quindi dovrebbero adattarsi un po'. Poi questo mi fa troppo. Avete presente Howard Wolowitz di The Big Bang Theory, che c'erano i colletti finti, cioè proprio i giri dolce vita finti, che aveva solo il pezzo di base, cioè questo mi fa spaccare. Sarebbe la finta camicia, perché in teoria lei sotto ha finto una camicia rossa con il colletto che esce, e l'hanno fatto finto, non so se per rendere il cosplay più leggero, per farlo costare di meno, non ho idea, però è proprio solo una pettorina con la cernierina e si infila. Poi abbiamo tutti gli accessori, vediamo che sono in buone condizioni, però ho tutto anche nelle condizioni originali. Allora, calzini bianchi, nuovi, taglia 22-25 cm. E poi questi che vanno messi sui calzini, cioè tipo attorno al polpaccio, e questi non mi fanno impazzire. Non so se perché mi sono arrivati un po' sporchi, però mi sembra più una questione di stampa. Probabilmente è stato tagliato con laser o qualcosa del genere, infatti sui bordi è molto scuro, cioè mi sembra quasi sporco. Però anche qua è in finta pelle, non è in tessutino schifosino, per il ruolo che hanno ci stanno. Poi abbiamo gli anelli, questa è la parte che mi fa più paura perché non so
sì, io no, ho le mani molto piccole. Allora, questo qui, quel teschiettino, non mi ricordo su che dita dovrebbero andare, però questo ha la chiusura regolabile, tutti gli altri invece no. Questo sono abbastanza sicura che vada sul pollice e infatti questo va abbastanza bene. Però tipo, questo qui, ah no dai, non male, non c'avevo speranza proprio che mandassero. Perfetto. E poi abbiamo questo, che è il braccialetto, che ha ancora la carta attorno. Guardate che... niente, un semplicissimo braccialetto elastico lei. Ma insomma, eccolo qui. Non pensavo fosse così ingombrante sto coccio. Cioè, è gigante. Ok, visti gli accessori, passiamo al pezzo principale. La vision. Una vision fatta bene. Allora, dalle foto mi sembrava molto bello e non mi delude a vederlo così, per niente, anzi. Allora, il colletto, la parte del colletto e delle maniche, che è fatta di un tessuto quasi vellutato, è molto sottile, cioè non è tipo pelliccioso, è molto sottile, però a livello ottico funziona perché è anche un po' riflettente. La stoffa della giacca di per sé è anche molto morbida e soprattutto anche qua ha tutti i dettagli dorati cuciti sopra, tranne i disegni che però sono glitter. Infatti va abbastanza bene. Mentre tutti gli altri, quindi tipo questa spilla davanti, i fiocchetti, quest'altra cosa, questi altri cosi, ghirigori, non so come chiamarli, sono tutti cuciti. E poi dietro abbiamo la vision, che è cucita sopra. Cioè io pensavo di trovarla separata effettivamente, invece no, è cucita sopra, ferma. E credo sia fatta in plastica e resina forse, non me ne intendo, non lo so. E poi sotto abbiamo anche altri scopettini delle tende. La parte che mi convinceva di meno, anche dalle foto, però alla fine non è male, è questa, ovvero tipo le due lo strascico, non so i nomi, perché ha tipo dentro, credo, qualcosa per tenerlo rigido ed è forse quasi troppo rigido. Però la stampa è fatta molto bene, qui è tutto stampato, tranne in realtà questo nastro e il bordino, che è in plastica. E poi è molto bello il fatto che qua abbiano effettivamente fatto il buco, abbiano bucato la stoffa e messo tutta la parte del dettaglio dorato, perché molti cosplay hanno tipo solo il disegno. Per quanto riguarda la chiusura, ai bottoni è scomparsa e niente, così è all'interno. Questo è il cosplay indossato e in realtà è passato un po' di tempo da quando ho girato la parte dell'unboxing. Vado su perché dovrei guardare qui. Niente, devo dire che per le misure è perfetto. Ho notato appunto che ci sono un po' di fili qua e là, ma è davvero l'unica cosa che posso dire sni su questo cosplay, perché per il resto mi piace molto. Si è un po' scollato qua, cioè sono cuciti alla giacca questi fiocchi, però si è tipo smontato il fiocco, dovrò rifarlo. E niente, io sono molto contenta. Allora, per il prezzo che ha, non scontato, perché ho visto che adesso ci sono degli sconti su Wowo, è un 8 su 10, però scontato sulla settantina di euro nuovo, secondo me un 9 su 10 se lo merita, perché a questo prezzo non avrete mai la qualità che vi offre Wowo. È davvero fatto bene e non vedo l'ora di riuscire a completare questo cosplay con parrucca, lenti, eccetera. Niente, spero che il video vi sia piaciuto e
so di farne altri magari se vi può interessare questo genere, e ci vediamo al prossimo video o comunque sugli altri social che trovate qui sotto. E niente, ciao ciao.